Quando stavamo al secondo anno arrivò un nuovo vicepreside, si chiamava, chiamiamolo Frattizio, va, perché per rispetto, insomma, che mi sa che è pure un po' di tempo che è andato all'Alberi Pizzuti, quindi pare brutto. Insomma, Frattizio era un tipo tozzo, burino, tagliato con l'accetta. De faccia era un misto tra Raymond Burr quando faceva Ironside e il sergente delle Sturmtruppen. Satteggiava a duro, c'aveva degli occhi sporgenti mobilissimi con cui ci fissava con sguardo truce, cercando sempre di mantenere tutto sotto controllo, no? Sia quello che gli stava davanti che tutto quello che succedeva dietro. Per poi per darsi aria da duro, da rude, eccetera, non disdegnava nemmeno le parolacce. Una volta se la prese con uno mentre stavamo in fila dopo la ricreazione, quando dovevamo stare tutti zitti in attesa di tornare su in aula, se la prese con uno che stava a fan so che e gli disse: guarda che se io vengo là le strappo la pelle, quella della faccia e quella del culo. Rimanemmo tutti ghiacciati perché ci veniva da ridere, però non si poteva, perché poi a un certo momento è arrivata una folata di vento giustiziere, gli ha sollevato la tonaca, quel tanto che è bastato perché riuscissimo a vedere che non c'aveva i calzoni, si vedevano i calzinetti piccoli, corti, e gambette bianco latte, e tutti a ridere: madonna, non c'hai calzoni, non c'hai calzoni, sine pantalones, chissà se c'era pure mutande, e insomma un altro soggettone. Quae somus.